Amici di Res Bellica, oggi parliamo di cavalleria e specificatamente parleremo della cavalleria romana dell'Alto Impero. Si tratta prevalentemente di truppe reclutate tra le popolazioni non latine e non italiche all'interno dell'impero, germani, galli, ispanici, eccetera, eccetera. Tutti però oramai inquadrati all'interno dell'esercito secondo modalità di combattimento dell'esercito romano, non più come truppe etniche che combattono con le proprie tattiche, con i propri armamenti. Si tratta di una cavalleria molto versatile, ma è comunque equipaggiata in maniera pesante, protetta in modo da poter combattere un po' in tutte le situazioni. È sempre protetta da un'armatura, come in questo caso ad anelli, quindi una cotta di maglia ad anelli di ferro, o da un'armatura a scaglie. Parte della protezione del cavaliere era fornito da uno scudo piatto, ovale, molto simile a quelli della fanteria ausiliaria. L'impugnatura, secondo un reperto rinvenuto in Gran Bretagna, potrebbe essere stata di questo tipo, cioè in verticale, per consentire l'utilizzo contemporaneamente delle redini. Come potete vedere, posso impugnare le redini e lo scudo mantenendolo in posizione verticale, che mi protegge tutto il lato sinistro, perché naturalmente le redini vanno tenute con la mano in posizione verticale, come si impugna un joystick. In questo modo posso mantenere le redini con un uso, se vogliamo, limitato, ma sopperito dal fatto che con lo scudo posso dare degli impulsi al cavallo, appoggiandolo al collo in modo molto simile alle redini d'appoggio, e allo stesso tempo mi mantiene sempre protetto almeno su questo lato. È molto probabile comunque che durante il combattimento questo problema non si ponesse, perché molto probabilmente, dati gli spazi del campo di battaglia, le redini non venivano praticamente utilizzate, mentre durante il combattimento la mano dello scudo era libera di muoversi e, per quanto riguarda i comandi del cavallo, venivano utilizzati principalmente l'equilibrio e le gambe. Una delle particolarità che distingue l'armamento del cavaliere è soprattutto l'elmo. Ci sono delle tipologie di elmi che si sviluppano specificatamente per la cavalleria e hanno quasi tutte la caratteristica di avere delle paragnatidi molto protettive per il volto. Se io sto affrontando un fante dal lato mio armato, però quello dal quale non mi proteggo con lo scudo, uno dei suoi bersagli preferiti sarà al volto. L'arma principale è pur sempre la lancia, come per la fanteria, la lancia da urto, utilizzata per la maggior parte sopra mano, cioè colpendo dall'alto verso il basso, soprattutto nel caso di combattimento contro fanterie o comunque anche contro cavalieri avversari, sempre sopramano, cioè con questo tipo di impugnatura. L'armamento offensivo comprende anche una faretra contenente dei giavellotti per il combattimento a distanza. È dotata di una lunga spada di origine celtica o germanica, non è più il gladio dei tempi della Repubblica. Per quanto riguarda l'equipaggiamento del cavallo, in questo periodo, ormai da un centinaio d'anni, l'esercito romano ha adottato la sella a quattro corni, così denominata per queste sporgenze che svolgono le stesse funzioni degli arcioni nelle selle più moderne. Questa sella, di origine orientale, è adottata prima dai Celti, poi dai Romani, probabilmente durante le guerre galliche di Giulio Cesare, permettono una seduta molto sicura in sella, pur senza l'uso delle staffe, permettono quindi di ancorarsi saldamente al cavallo mediante la pressione delle cosce sui corni anteriori e permettono quindi sia di alzarsi sulla sella sia di svolgere movimenti in tutte le direzioni in completa sicurezza e anche addirittura di sporgersi notevolmente dalla sella senza incorrere in grossi pericoli di disarcionamento. Un altro dei compiti principali della cavalleria era inseguire il nemico in fuga. Bene, ringraziamo Siwa per la collaborazione a questo video sulla cavalleria e se vi è piaciuto il video o se vi interessa la cavalleria, iscrivetevi al nostro canale, parleremo presto ancora di guerra a cavallo. Alla prossima!